sempre detta cercherò. Troverai qualcosa. Sempre detto troverai. Ben collegati sulla pagina Bologna-basso in un click. Io oggi c'ho un ospite galattico. Benvenuta alla nostra nonna rock, Emilia. Grazie Emilia per aver accettato la mia invito. Ciao, ma non esageriamo, galattica. Sì, semplicemente sì. Nonna rock. Nonna rock, grande tornado. Beh, sono un vulcano in eruzione, questo sì. Perché ho tenuto per tanti anni dei sogni nel cassetto, ne ho ancora tanti, però mio marito mi guarda male, quindi... Allora, diciamo subito che il marito di Emilia, che poi ve lo faccio conoscere perché è un bel personaggio anche lui, è il primo tifoso, anzi il secondo tifoso tuo fan, giusto? Perché diciamo chi è il vero primo fan. Beh, il vero primo fan è stato mio nipote, Samuele, che da piccolino a scuola materna gli chiesero, le maestre cominciarono a chiedere ai bimbi: parlatemi delle vostre nonne. Quando è arrivato il suo turno, disse: io ho due nonne, la nonna Lorella che fa le tagliatelle con ragù, sono molto buone, e allora io la chiamo nonna ragù, e invece l'altra nonna si chiama Emilia e io la chiamo nonna rock. Come nonna rock? Perché? Perché canta. Ma dove canta? In chiesa? Ma no, canta con una band. E così, dopo la maestra ha voluto accertarsi, perché in effetti l'età che ho, insomma, lasciava un po' così in dubbio. E allora le ho confermato. È chiaro che io ho cominciato verso i 50 anni, 55 anni, sì, con una band. Andavo a fare la corista, non avevo mai fatto rock. Poi dopo poi si è sciolto il gruppo, sì, e io sono rimasta così. Mia figlia mi fa: ma perché non vai a scuola di canto? Almeno ti riempi. Giusto. Il mio problema qual è? È che dovunque andassi, andavo sempre nel posto giusto, ma nel momento sbagliato, perché l'età ha influito sempre. Però me ne sono un po' sempre anche fregato, perché tutto sommato adesso alla mia età, mi posso dire anche perché c'è su Google, tanto c'è tutto, dappertutto, esatto, visto la mia partecipazione a The Voice, quindi alle soglie dei 74 anni posso adesso considerare veramente un numero all'anagrafe. Non, è solo un numero? Sì, perché il resto la vivo così, certo, come meglio posso fare. E quindi a scuola di canto io mi ritrovavo con dei ragazzi di 15-16 anni, che era l'età, volevo farla cantante, ma non mi fu permesso, perché ai miei tempi, e anche se qualcuno se ne risente nel meridione, era così, le figlie femmine dovevano stare in casa e uscire solo con parenti, con accompagnamento, eccetera. Sì. Mentre per i maschi era permesso tutto, tant'è vero che io ho avuto un fratello, l'ultimo dei fratelli, che purtroppo non c'è più, perché il destino ha voluto così, e lui era proprio immerso nella musica ed è stato un grandissimo batterista. Ah. E dopo ha fatto batterista free, praticamente ha suonato con Patti Bravo, Ornella Vanoni, con Mango, dolcissimo Mango, spero che si sono incontrati lassù. E lui mi incitò a dire: vai a curarti questa voce. A suo tempo me lo diceva, e dopo io ho sempre tenuto nel cassetto tutto questo, e fino che ai 50 anni ho cominciato ad andare a scuola. Certo. Ho imparato un po' le tecniche, un po' quello che poteva darmi la possibilità di cantare in pubblico, perché era questo che volevo e voglio tuttora, cantare in pubblico. Certo. Perché solo così ti accorgi se la tua voce o quello che canti arriva. E quando arriva, penso che è l'obiettivo più bello per uno che canta. Perché cantare, vabbè, lo possiamo fare tutti. Ma l'obiettivo, penso, primario è quello di arrivare al cuore
di chi ti sta ascoltando. E molte persone che ho incontrato lungo il mio percorso di questa nuova professione, diciamo questo hobby più che professione, mi hanno sempre fatto dei gran complimenti, perché Emilia, mi hai fatto emozionare, mi sei arrivata, e quindi per me è stato bello, ed è bello tuttora. Mi trovo un po' adesso senza live, senza serate da fare, perché ho messo insieme una nuova band, ma non ancora abbiamo ingranato per bene. Okay. Cosa avrebbe bisogno questa band e tu con questa band? Avrei bisogno di continuità, perché se non si fanno le prove non si riesce a mettere una scaletta. Esatto. E non si riesce a fare. Però ho fatto, devo dire grazie sempre, certo, a The Voice, che mi ha resa pubblica più che altro, e ho avuto l'occasione di conoscere tanti musicisti, tante persone addette ai lavori, che mi hanno instradata, che mi hanno accolta, e devo dire anche il sindaco di Calderara mi ha fatto fare tre live, mi ricordo più, però in piazza, con veramente in un palco che molti fanno veramente voglia di andarci. Ed è stato molto bello. Quindi, però dici, tu dimmi. Tu dici, allora ti sei appagato? No. Ma non bisogna pagarsi. Perché quando dico con i miei amici musicisti, io voglio arrivare all'Arena di Verona, si mettono favoloso a ridere. Perché dicono, dopo dobbiamo andare a spazzare le sedie, il palco. No. Possiamo aprire il concerto di un big, possiamo cantare due canzoni così perché la nonna Rocca ha voglia di cantare. Insomma, io ho questo sogno, che ne so se in domani. Beh, io ti proporrei un grande big straniero, non so, un Bruce Springsteen, ti può andare? Doveva venire a Milano, ma non è venuto. Mica allo sprint di nonna Rock. Lui. Bruce è venuto a cantare proprio quando io facevo il concerto a Calderara, e quindi siamo stati antagonisti, vedi? Mamma mia! Però io sono contenta di tutti, anche Vasco Rossi. Vedi, Vasco Rossi ha scritto una canzone a Sanremo per Irene Grandi nel 2020, sì, eravamo in pieno Covid, e lui, vedi, non conosceva ancora nonna Rocco, perché io sono arrivata in televisione quando c'era il Covid, e quindi lui ancora non mi conosceva, perché era all'inizio che ha dato questa canzone, e la canzone si intitola Finalmente Io, ed è il dramma dei miei musicisti, perché non ci troviamo. Io la voglio fare a modo mio, loro giustamente seguono la musica, e vabbè, però mi diverto, ci certo, divertiamo, spero certo che si divertino. Quindi loro. Facciamo subito un appello a Vasco Rossi, perché qui abbiamo nonna Rock che vorrebbe aprire uno dei tuoi concerti magari nel 2025, che già ci certo sono le date. Sì, difatti quest'anno ci sono andate dei ragazzi di Bologna, Magenta. Sì, Magenta, ecco. 9, sì. Quindi nella vita non si sa mai. Poi Vasco, vabbè, diciamo Vasco, ma qualsiasi persona abbia voglia di fare anche collaborazione con nonna certo Rock, perché cantare, certo, e perché io voglio solo cantare, basta, non voglio farmi carriera, ma a quest'età poi parlare di carriera, dai, voglio solo cantare, divertirmi, sì, perché adesso io non so fino a quando potrò vivere, fino a quando avrò voce, però certo. La voglio dedicare a questa passione che l'ho dovuta sempre certo reprimere. Certo. Posso dire che tu sei la classica dimostrazione che non c'è età per intraprendere un proprio sogno. Ma difatti, no, abbiamo detto prima, l'età è un numero anagrafico che ti dice tu sei nata il giorno tot. E adesso. Poi è chiaro che la vita te la devi costruire.
C'è anche la fortuna, sfortuna. Io l'ho avuta la mia sfortuna, ma non è che mi voglio piangere addosso. Certo, certo. Difatti, The Voice, guarda, è venuto proprio nel momento che io avevano diagnosticato una macula atrofica, non degenerativa, insomma atrofica violenta, sì. In un'età tra l'altro che è difficile che arrivi e che purtroppo non c'è niente da fare. Non sono cieca, però sono ipovedente, faccio un po' così, però quando arrivo sul palco nessuno se ne accorge. Allora, ti posso dire che quando il mio gancio ho raccontato che tu sei ipovedente, mi ha detto non è vero, io non me ne sono mai accorta. Quindi nonna Rock non vi fa vedere effettivamente, ma è una grande. Anche a The Voice volevano accompagnarmi fino sul palco, ho detto no, c'era una parte buia dove la Clerici mi ha accompagnato, sì. Fino lì, mi dice Emilia adesso puoi andare, e difatti sono andata. E poi dopo al ritorno è venuto il mio bimbo a prendermi, sì. Guarda, ero contenta. Sì. E poi vabbè, tanti malanni, uno non li sta a raccontare, certo, perché è giusto certo, stare certo. così, ma la vita ti regala tante belle cose, ma e ci ricordiamo solo quelle brutte, chissà perché. E allora è giusto ricordare le belle cose che ti fa andare avanti, altrimenti la vita certo. finisce... Certo. Dal momento che tu hai le cose brutte. Io ti invidio una cosa, tu hai conosciuto la Bertè, che ti si è girata per prima. Allora, un ricordo su di lei, un aneddoto, se ce l'hai. Ma in effetti con la Bertè è stato un amore e un dolore, perché si è girata... Però d'altra parte il regolamento era quello del gioco, perché certo. lei mi avrebbe tenuta nel... solo che tra quelli che aveva scelti, e aveva scelto anche me, eravamo in nove, certo. sono andate via le tre amatoriali, e gli altri erano professionisti. Io penso che sia una cosa certo, certo. più che giusta. Se, chissà se The Voice facesse un format solo per gli amatoriali, allora di corsa mi riscriverei. Assolutamente. Forse certo. sarebbe anche più giusto, non lo so, però certo. Con la Bertè io l'adoro, vorrei tanto averlo potuto abbracciare, ma non eravamo forse, in pieno esatto, COVID. Esatto, stavo dicendo, eravamo quindi, anche in un periodo che forse non era... Quando sono andata via, lei doveva andare via da un'altra parte, insomma, non c'è stato possibilità. Però certo. Ho incontrato però Gigi D'Alessio. Altra persona che ti ha apprezzato molto. Mi ha apprezzato tanto, mi ha difeso tanto con... Sì, perché anche la Bertè diceva, ma io sono meridionale, però sono arrivata. Beh, vabbè, ognuno sceglie certo. il proprio modo di vivere. Certo. Io non me la sentivo di scappare via di casa e quindi ho scelto di stare in casa. Certo. Però ti ripeto, adesso non ho avuto neanche modo di andare a un suo concerto, ma conosco tutto il suo gruppo, da Ivano Zanotti, la... Bolognese, Anna Stella Camporeale, che carinamente mi hanno fatto salire sul loro palco, una serata d'agosto, e ho cantato con loro, quindi per me, perché loro hanno detto non abbiamo la Bertè, ma ci sei tu col ciuffo blu, va bene. Favolosi, favolosi. Ed ho cantato, per me è un'emozione straordinaria, non so come ringraziarli davvero, spero che si ripetino quest'anno, così io vado a cantare un'altra canzone. Perché no? Perché no? Poi Ivano Zanotti suona in tantissimi altri posti, quindi sì, magari lo ma puoi adesso incrociare. Adesso sono in tour con la Bertè, certo, per cui certo. va bene, un bacione a tutti, esatto. a tutto il gruppo. Allora, tu sei anche una persona molto generosa, perché vai dai tuoi nonnini. Sì. Allora, spieghiamo questa cosa bene. Quando ero più giovane, quando ho cominciato, diciamo, con Villa Giulia, su a Pianoro,
dicevamo io e mio marito, dico, andiamo a cantare dai nonnini, perché in effetti c'era un po' di differenza. Sì. Adesso, dopo 15 anni, abbiamo cominciato a dire, andiamo dai nostri coetanei. No, per me è una cosa pazzesca, bellissima quella di... perché man mano che siamo andati avanti con gli anni, ecco, quindi ci sono state reazioni diverse dai nonni. E mi ricordo perfettamente, qua 5-6 anni fa, cosa ci vieni a fare Villa Giulia? Tu devi andare in televisione. Oh, io l'anno dopo sono andata in televisione. Oh, non lo so se è stato hanno lei. Ha portato fortuna. Vedi? Ha portato fortuna. E niente, questo mi fa ancora credere in più che la vita bisogna prenderla con spensieratezza, almeno in alcuni momenti bisogna smussarla proprio con la spensieratezza, con il canto, con la lettura, con il ballo, ci sono tanti modi, ho tante amiche che gli piace fare i tortellini, insomma, ognuno ha il suo modo di esprimere, sì. Ed è quindi devono fare, io lo dico sempre, chiunque ha nel cassetto un sogno deve sperare e pensare che si può sempre realizzare a qualsiasi età, certo anche col bastone, come difatti no? A proposito di bastone, io a Villa Giulia mi ritrovo a far ballare delle signore bellissime con il cariolino. No, perché bellissimo. Non possono, sono certo. Un po' in stallo, quindi Ciro poi carinamente fa ballare alcune signore che glielo richiedono e adesso così comincia anche a fare la gara, perché ogni domenica si aggiunge una ballerina in più. Qui abbiamo la lista, eh? Sì, c'è la lista. C'è una carissima signora che vuole ballare il boogie. Allora, la prima volta, non conoscendo com'era la situazione, gli abbiamo messo un boogie un po' più lento. Dice, no, ma cos'è questo? No, no, non mi piace, non mi piace. Voleva più veloce. Quindi, Lucy, ecco, una cosa così, e allora lei ha cominciato a ballare. E quindi, tutto questo comunque è tutta energia che mi arriva. E loro ne fanno anche, sentono questa certo, energia, certo. Mi capiscono già quando ho qualcosa che non va in famiglia, cioè le cose, cioè la vita non è che viene sempre tutto rosa, certo. Anche se mi sento sempre dire, vabbè ma tanto tu canti, come per dire, non hai mica altri problemi. E invece ne ho tanti, certo, ma... Certo, è il canto è un aiuto a alleggerirli magari, ma non a alleggerirli, è brava, proprio alleggerire, ma i problemi rimangono, certo, ecco, finché non li risolvi. Certo. E andiamo avanti. Quindi, bene, allora io Nikki, vorrei sapere il tuo elenco di canzoni preferite, perché vabbè, diciamo che America... la potete vedere, ma anzi poi la sentiremo io alla porto fine. Sempre nella mia borsa la scaletta che dovevamo Favoloso. Fare adesso col nuovo gruppo. Come si chiama il gruppo? Nonna Rock? Nonna Rock Band. I Nonna Rock Band. Favola. I Nonna Rock Band. Sì. Ma dimmi. Io il 1° settembre sono in Piazza Maggiore con tutte le altre band. Ma non dirmi che tu a settembre... Sono con Valerio Negroni che organizza E Joe. Sì, ci sono stata l'anno scorso. Anche a me. Canti anche tu? Non allora. Canto, io vengo a intervistare di solito e quindi ci vedremo a E Joe. Allora, questo folle sentimento... Ecco, l'ho voluta con tutte le mie forze perché devo dire che nella mia band ci sono anche dei nipoti, diciamo, perché sono tanto giovani, ma ho voluto sperimentare nonna rock e quindi si sono adeguati ai miei desideri. Certo. Sono andati a rivisitare la Formula 3 negli anni 70, no. Insomma, erano il periodo, certo. Io volevo cantare. Certo. Vabbè, e quindi Formula 3. Poi, bene, finalmente io. Finalmente io e la canzone che mi sono innamorata quando l'ho sentita da Irene Grandi. E lì, proprio, voglio dire tutto, perché non so se conosci il ritornello, che dice
Finalmente io, perché? Ma quando canto sto da Dio. Più appropriate di così le parole. Certo, le parole sono esattamente cucite per quindi te. Quindi io sempre vado proprio dentro le canzoni e poi le esprimo. Bello. E poi le canto. Giusto. Poi abbiamo Pleasantly Blues. Pleasantly Blues è una bellissima canzone che quando mi ha fatto la base, perché non avevo ancora la band, mi ha fatto la base un musicista di Bologna. Dice, ma sei sicura che vuoi cantare questa canzone? Non la canta nessuno, è proprio per quello. Cioè, l'unicità. No, vabbè, devi andare su con la voce, ma anche questa, mi sono innamorata, questa è WhatsApp, che sono sempre dei Forno Blonde, e Linda Perry mi piaceva un casino ai suoi tempi, ma suggerita a suo tempo da mia figlia. Mamma, WhatsApp è troppo bella, imparala, anche se io l'inglese proprio cerco di memorizzare la sonorità. La sonorità della parola e va. Certo, si fa. Beh, così anche. E poi abbiamo I Think I'm Paranoid. Questa è la canzone che canta l'altra ragazza che dovrebbe fare la vocalist, dovrebbe fare un po' di riempitivo alla band. E si chiama Melissa la salutiamo. E quindi lei è anche lei sui social, eccetera. La cercheremo. One. Ecco, One è stato un cult da quando ho cominciato a fare rock, ed è la versione dei U2 con Mary Blige. Ah, però. Una sera l'ho cantata al mare, c'era questo signore che faceva musica con la tastiera e mi fece cantare One. Mi sono vista arrivare ad abbracciarmi una ragazza irlandese. Emilia, troppo brava! Io sono stata al concerto di Mary Blige, ma non è brava come... Dico, ma non esageriamo. Io sono contenta dei complimenti, ma non esageriamo. Però io prendo tutto. E poi c'è Come ti vorrei. Come ti vorrei, anche questo è un cult italiano. Bellissimo. Che lo facciamo, lo facciamo più blues, ovviamente. Certo. Della Zanicchi, esatto. Ai tempi della Zanicchi, allora sì, si sono sì. La band è andata a sfogliare un po'. Ha detto, ma da dove arriva sta roba qua? Quanti anni hanno i ragazzi della tua allora, band? Uno ne ha 34, l'altra ne ha 40. Eccola. Vabbè, gli altri vanno tutti sulla sessantina. Beh, ma allora, vogliamo dai. Poi. Sì, sono la più vecchia, vabbè. Ma sì, ma lo sì. Però. Sai, no, voglio dire, conoscono i Vazzanicchi, dai, sì. Ma, sai, se fanno, se hanno fatto e fanno solo rock, sai, è difficile che si soffermino. Il tempo di morire. Tempo di morire, ecco, questa è la versione, ovviamente Battisti non può mancare nei live, e questa è la versione, sempre di Vasco, però contaminata da Mina. E quindi è una versione tutta mia, un arrangiamento tutto nostro, non mio, certo. Nostro. Con le mani. Con le mani faccio il coro qua, perché è il batterista che si esibisce. Ciao Mario. Il mare d'inverno. Mare d'inverno, la della Bertè, anche questo mi piaceva farlo e tastierista era molto contento perché c'è molta tastiera. Eh sì. Proud Mary, ecco, anche questo l'ho fatta ai tempi che fu, sempre la versione Tina con il suo ex, prima versione lenta e poi scatenate l'inferno quando dico. Che meraviglia. WhatsApp, ah no, lo tengo per ultima. Sì. WhatsApp, quindi ne abbiamo già parlato. Sì, quella dei Forno Blog. Esatto, consigliata da tua figlia. Pazza di me. È pazza di me, penso che anche questa mi rappresenti, però non l'abbiamo ancora neanche provata. Io la canto, canticchio
adesso che faccio le prove anche quando sono da sola, certo. Oppure quando vado a Villa Giulia, volete sentire la nuova della Bertè? E loro sì, cioè, io ho portato il rock comunque a Villa Giulia. Assolutamente. Mi sta succedendo che molte case di riposo mi stanno chiamando. Bellissimo, questa è una bella cosa però. Però mi diventa poi troppo impegnativo perché l'età c'è, insomma. Va bene. E lasciato per ultima America. America è il mio cavallo di battaglia. Veramente il cavallo di battaglia. L'ultima volta che sono andata a vedere il suo concerto qui a Bologna, cos'è stato, 5-6 anni fa, mi ricordo adesso, ho cantato tutte le sue canzoni e piangevo perché volevo stare lassù con lei. Beh, lei è fantastica. Ma non a tutti piace. Poi ti dirò un altro aneddoto, piccolo. Vai. Mi è capitato di cantare America nei primi tempi che facevamo, ho cominciato col karaoke, certo. Poi dopo ho incontrato un signore che ha detto verresti con me a cantare, però lui faceva Filuzzi anni 60, faceva da ballo e quindi mi sono fatto tutte le feste dell'Unità, mi sono fatte le feste di piazza, perfetto, perché nella vita bisogna fare la gavetta, bisogna fare anche di tutto, perché comunque mi ha insegnato a stare su un palco, mi ha insegnato a interagire col pubblico e questo è stato il mio primo insegnamento. No? Poi dopo un po' io mi scocciavo perché volevo cantare le mie canzoni e poi ti dirò che quando si va a fare musica da ballo il cantante c'è o non c'è, non è importante, non ti ascoltano, hai capito? Perché certo. Loro devono ballare, ma è giusto così, magari lo facevo anch'io una volta. Invece, ti ripeto, a me piace cantare e farmi ascoltare, che poi se vanno via, no? Ma molti rimangono, quindi certo. Qualcosa arriva. Assolutamente. Quindi America, no, tornando, e poi dopo ho cominciato a cantare. Da sola sono andata a Villa Giulia, poi The Voice e poi di nuovo la band. Avevo una band con la quale ho fatto tutti questi live, adesso quest'anno non ho fatto ancora nessun live. Ma noi ti aspettiamo in Piazza Maggiore a settembre all'interno di questa bellissima manifestazione che si chiama Ejo, meravigliosa, veramente molto bella. Bella perché non vedi competizione, vedi proprio le band che sono felici di partecipare a questo avvenimento, questa manifestazione che Valerio porta avanti già da tanti anni. Sì. Sono contenta. Bellissimo. Allora, io ringrazio. Ma tu sei rocchettara? No. Ma come no? No. Ma come no? Ok. Ma come no? Certo. Senti, Mick, ti posso fare una proposta? Vai, ma possiamo scrivere un libro? Possiamo anche scrivere un libro? Perché no? Sulla biografia, perché ti ho raccontato en passant, ma giustamente non possiamo tenere tutta una vita la certo. trasmissione. Allora, intanto possiamo dire e salutiamo, poi noi faremo delle nostre congetture a telecamere spente, quindi io ringrazio Emilia. Grazie a te, e quindi grazie ci saranno voi. Delle altre proposte, vi ricordo Piazza Maggiore, il primo proprio settembre. L'orario ancora non l'abbiamo, ecco, non me l'hanno ancora definito. Ma ve lo faccio sapere io, perché io la tengo d'occhio, okay. Ve lo dico subito, non mi sfugge. Grazie, sei grazie stata a te, molto carina. Mia, grazie, a te. Grazie a voi. Buona serata a tutti. Ciao. Ciao. Ma veramente... Brava! Grazie! 4 sì! Grazie!